Alzi la mano chi non sia appassionato ai dinosauri dopo la serie di film Jurassic Park, o chi non si sia affezionato a qualche supereroe o personaggio cult della filmografia internazionale come E.T. o i Cavalieri Jedi di Guerre Stellari. Bene, ora a Fano per i più piccoli, ma sicuramente anche per i genitori che con la scusa dei bambini possono tornare piccoli anche loro, ci sarà dal 3 all'11 di settembre Spazio Eventi, un vero contenitore politematico di 2000 metri quadri nei giardini antistanti l'aeroporto di Fano. Ci proviamo perché diciamo che per allestire tutta quell'area insomma è una bella impresa, e allora l'anno scorso abbiamo cominciato a ragionare sul come farla vivere di più. Perché ci sono gli spazi, il periodo è quello buono, chiaramente c'è una grossa incognita meteo, ma incrociamo le dita, stringiamo i denti, andiamo avanti, perché obiettivamente il periodo dice che sì, al mare ci si va, però si potrebbe anche smettere di andare perché magari è un po' troppo fresco per il mare. La scuola inizia e quindi i bambini comunque sono per la scuola, ma ancora hanno voglia di fare attività, ci sembra il periodo migliore. Quindi se quest'anno va come deve andare, proseguiamo l'esperienza dell'anno prossimo, cominciamo a metterci a calendario che l'ultima settimana di settembre, la prima settimana di settembre, quella prima dell'inizio della scuola, si gioca all'aeroporto. Quindi comodamente venite giù all'aeroporto, siamo a vostra disposizione, c'è anche da mangiare, c'è tutto. Qui andiamo a far vivere uno spazio importante come quello dell'aeroporto, che se pensiamo poi anche ai nuovi spazi che vedranno anche la nascita del nuovo parco, diventa ancora più importante, perché la città rivive uno spazio come questo che è di tutti. E ci sono tante opportunità, tante offerte, si gioca, si scherza, quindi momenti ludici ma accompagnati anche da momenti di sostanza anche culturali, dal mondo dei dinosauri ma tante altre offerte. Nove giorni di manifestazioni una via l'altra, incominciando col parco dei riciclosauri e la Gymkhana organizzata dal Vespa Club di Fano, una gara vera e propria a livello internazionale, e poi gonfiabile a disposizione dei più piccoli e di una infinità di laboratori, oltre a rappresentazioni tematiche sul palco. Lotto, poi spazio ai mondi della fantasia e ai personaggi dei film, e poi gran finale con la Zombie Run Junior, dove improbabili e poco paurosi zombie inseguiranno festosi bambini. Tanti motivi per venire a trovare. Sì, come l'anno scorso abbiamo provato a fare un percorso dinosauri, quest'anno proviamo a farlo sempre dinosauri, poi ne proviamo a fare uno di mostri e uno di zombie, però sempre un percorso guidato, quindi anche vagamente culturale. Mi piacerebbe che i ragazzini cominciassero a sapere, per esempio, chi è Medusa e perché tipo un Caravaggio l'ha dipinta. E proverò a infilarci anche queste cose dentro. Questo non guasta mai, e soprattutto un'offerta che abbraccia, insomma, tutte le generazioni, grandi e piccini, senza limiti d'età. Esatto, diciamo una cosa, che io questi posti ci lavoro e quando non ci lavoro comunque li frequento. Per l'offerta che stiamo provando a mettere in piedi quest'anno, sarebbe uno di quei posti dove ci andrei se non ci lavorassi. Quest'anno lo organizzo, così fatto.